Rubrica Medicina Regione Lazio.it, salute, prevenzione e benessere a 360 gradi in compagnia di tanti diversi professionisti. È sempre bello fare il punto e porre il focus su un aspetto interessante che riguarda tutti noi, e abbiamo, insomma, e anche questo è il caso. Sono in compagnia di una dottoressa, un medico estetico. Parleremo di medicina estetica, ma più in particolare di carbossiterapia e ossigenoterapia. Non perdiamo altro tempo, do subito spazio e parole all'intervento della dottoressa Veronica Moscatelli. Benvenuta all'interno della rubrica. Grazie mille, ciao Riccardo e ciao a tutti. Grazie a lei, dottoressa Moscatelli, un saluto a tutti. Dunque, la carbossiterapia cos'è e in cosa consiste? Allora, la carbossiterapia è una terapia iniettiva che si basa su iniezioni di anidride carbonica medicale. Dico medicale perché le bombole che io con tutti i colleghi, diciamo, utilizziamo sono bombole medicali, di gas medicale, quindi depurato e che non hanno alcun tipo di spore e di sporcizia all'interno, insomma. Il gas viene erogato attraverso la bombola in un macchinario che lo scalda, lo ripurifica, e attraverso un deflussore, un piccolo laghetto, viene iniettato in sottocute. Non c'è pericolosità dal punto di vista di emboli o diciamo cose di questo genere, nel senso che non è una terapia pericolosa, ma è una terapia che va a amplificare e potenziare il microcircolo. Si utilizza, insomma, esatto, per determinate patologie. Ogni patologia problematica richiede alla sua area, sfera di intervento. Insomma, sì, tutto molto chiaro fin dal principio. Condividiamo il tutto assieme agli ascoltatori tramite i canali, profili social. E andiamo avanti, perché insomma si parla spesso di carbossiterapia. E cosa possiamo dire ancora riguardo la carbossiterapia per poi passare all'ossigenoterapia? Anche questa cos'è e su cosa va ad intervenire? Ok, la carbossiterapia si utilizza soprattutto nella PEVS, detta volgarmente cellulite, quindi di interesse sostanzialmente di molte donne, appunto per potenziare il microcircolo, ma anche in tutte quelle patologie come per esempio l'alopecia sia androgenetica che l'alopecia in generale, per la biostimolazione cutanea, per il morbo di Raynaud, per un sacco di patologie. Ci sono delle controindicazioni ovviamente, che sono l'insufficienza renale, respiratoria e gravidanza, allattamento e diabete insulino dipendente. Per il resto diciamo che è una terapia fisiologica sostanzialmente, che non ha controindicazione alcuna. Ecco, e questo è importante anche essere consapevoli. Ma come? Perché c'è anche, oltre delle modalità operative, insomma, nello svolgere il proprio lavoro, c'è anche la componente umana, che è molto importante. Come lei si approccia, ognuno è unico in quello che fa, come lei si approccia, dottoressa, al paziente, a chi ha di fronte, riguardo quando si va a fare un trattamento di carbossiterapia ed ossigenoterapia, soprattutto la prima volta che ha qualcuno di fronte? Allora, intanto si fa un'anamnesi del paziente e si fa sostanzialmente una chiacchierata. Cerco di mettere la paziente a proprio agio. Io poi sono una gran chiacchierona in realtà, quindi cerco in ogni caso di rompere il ghiaccio nel modo più semplice possibile, e spiego per filo e per segno in cosa consiste. Quindi spiego che prima disinfetterò la cute, dopodiché farò queste iniezioni, che questo gas sostanzialmente scollerà il tessuto e andrà a migliorare quello che è la microcircolazione. Per quanto riguarda l'ossigenoterapia, invece, la utilizzo generalmente per la adiposità localizzata, perché al contrario della anidride carbonica, l'ossigeno va a ossidare i tessuti, significa che va a rompere le cellule del grasso, detto in parole molto, molto semplici. E sostanzialmente si utilizza ovviamente per piccole adiposità localizzate. Ovviamente, previa al trattamento, ci deve essere sicuramente una dieta, quindi un regime di vita sostanzialmente sano, quindi dieta e attività sportiva moderata, e chiaramente una compliance del paziente nel proseguire il vario protocollo che viene suggerito. Assolutamente, il tutto è molto, molto interessante, e tante persone, anche coloro che sono, soprattutto coloro che sono in ascolto, magari hanno pensato più volte, no, di approcciarsi, insomma, a un trattamento quale per esempio la carbossiterapia, che in definitiva migliora anche
la circolazione della nostra pelle, possiamo dirlo anche questo, sì, no? Sì, 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 assolutamente. Noi abbiamo, diciamo, all'interno della nostra pelle, diciamo così, delle cellule chiamate fibroblasti, che sono quelli responsabili del benessere della nostra cute. Quindi aumentando l'ossigenazione del tessuto, perché indirettamente iniettando anidride carbonica, diciamo, al nostro cervello di lasciare massivamente ossigeno, e soprattutto l'anidride carbonica funge da chiave per aprire tutti i vasi che sono presenti, perché noi dobbiamo considerare il nostro circolo come il grande raccordo anulare senza consolari. Quando si inietta anidride carbonica si aprono tutte le consolari, quindi il flusso è molto più ampio e soprattutto sia l'ossigeno sia i nutrienti arrivano più velocemente alle cellule, e quindi fa sì che il tessuto adiposo, diciamo, dimagrisce, diventa più piccino, e l'ossigenazione determina una biostimolazione cutanea e tutti i benefici, insomma, idratazione, tutti i benefici che ne comporta, che ne insomma, conseguono, sì, certo. Esatto. Prima di giungere in conclusione, dottoressa, qual è stata l'evoluzione, soprattutto negli ultimi anni, riguardo la carbossiterapia e l'ossigenoterapia? Allora, l'evoluzione in realtà, parla di evoluzione, in realtà non è proprio... I cambiamenti, forse meglio dire. Ma neanche, perché è una terapia che praticamente esiste dai tempi dei tempi, per cui per caso si è scoperto che questa terapia funzionava anche sulla cellulite. Si utilizzava in Francia, non ricordo bene le date, quindi non le dirò perché, per evitare di fare figuracce, però si utilizzava in Francia in alcune terme che facevano degli scambi gassosi, e si vide praticamente che funzionava per tante altre patologie, e quindi si è provata a iniettarla. Da quel momento in poi è quasi, se non voglio dire diciamo castronerie, ma è una delle terapie più antiche che esistono e sinceramente molto solida, molto valida. L'unico neo è che è un po' dolorosetta la prima volta che si fa. Ecco, però insomma, come tutte le cose, magari ci si affida ad un professionista come lei, sa sicuramente mettere a suo agio i pazienti, e poi da lì si procede con altre sedute sicuramente. D'altronde, insomma, quando si parla del benessere della nostra pelle, del nostro benessere, della nostra bellezza, siamo anche nel campo estetico, insomma, spesso non si bada a spese. Ecco, siamo giunti in conclusione, tanto altro potremmo dire, ma dottoressa, perché ricorrere a questi trattamenti? In sostanza, quali sono i benefici e i risultati e come funzionano, oltre a quello che ha detto finora? Allora, innanzitutto perché la bellezza io la reputo una cura. Sentirsi più belli, diciamo, fa sì che le persone si relazionano meglio, lavorano meglio. Cosa vuol dire per lei essere belli, belle? Essere belli vuol dire essere in pace con se stessi. Non parliamo quindi di una bellezza oggettiva, quanto è bello, quanto è bella. No, parliamo di armonia, parliamo di proporzione, parliamo di, diciamo, di serenità. Insomma, era un'osservazione anche interessante da fare assieme a lei e agli ascoltatori, perché la nostra società quotidiana ci fa credere, insomma, ci manda tanti messaggi e spesso è fuorviante, no? La bellezza come perfezione. Corpi e volti perfetti, insomma, la bellezza è tutt'altro. È tutt'altro, è armonia. Ecco, bello detto da una esperta e professionista come lei. E dunque, oltre a quello che ha già detto, insomma, perché ricorrere a questi metodi e quali sono i benefici? Perché a lungo termine, in ogni caso, hanno dei risultati, sia l'ossigenoterapia che la carbossiterapia, intendo. Soprattutto la carbossiterapia, dal punto di vista dei risultati appunto sulla PERS, sulla cellulite, o comunque sulla elasticità cutanea e anche sui tessuti e la adiposità localizzata, ha il suo perché. Tende ad avere dei risultati a lungo termine. In più c'è un beneficio proprio fisico e sensitivo, sostanzialmente, perché si sentono le gambe, per esempio, molto più leggere. Io tratto in generale tutto il corpo, ma sulle gambe hanno proprio una sensazione subito dopo di leggerezza, come se fossero molto 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 più leggere. Assolutamente, insomma, chissà quante cose veramente dal vivo possiamo scoprire. Chi
è in ascolto e ha pensato, magari non l'ha mai fatto concretamente, insomma è il momento buono per affrontare un trattamento, un ciclo di carbossiterapia o d'ossigenoterapia. Io, dottoressa, la ringrazio davvero, grazie per essere stata nostra ospite qui all'interno della nostra rubrica, le auguro il meglio a 360 gradi. Vuole salutare o ringraziare qualcuno a questo punto? Ringrazio sicuramente la mia famiglia che mi è sempre stata di supporto e mio marito. Ecco, e grazie a voi anche, soprattutto. Grazie a lei. Dottoressa Veronica Muscatelli, abbiamo insomma affrontato questa intervista, medico estetico. Dunque, abbiamo subito il numero di cellulare, il 327-9425-524, zona EUR Roma, è la zona di riferimento nella sua attività. Facebook, dottoressa Veronica Muscatelli, e Instagram, dottoressa_muscatelli.v. Ovviamente tante foto e descrizioni, foto e clip video, Facebook ed Instagram, condividete e fate girare. Indirizzo email veronica.moscatelli85@gmail.com. Un saluto alla dottoressa Veronica Muscatelli, un saluto a tutti, grazie.